Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Un video in cui vi parlerò di un libro, ovvero questo qui, che è Tutto chiede salvezza. Questo libro mi è arrivato a casa, me lo sono autoregalata, il 30 di ottobre e io il 31 di ottobre l'ho finito. Credo di non aver mai letto un libro così velocemente perché io sono molto lenta a leggere, o meglio a leggere i libri per puro, diciamo, diletto, che non siano magari libri che devo studiare, anche lì ero abbastanza lenta, ma in generale, cioè, i propri libri così ci metto, non così nel senso di spessore, cioè proprio i libri così da leggere, ci metto tanto tempo, mi distraggo tantissimo e tendo veramente a leggerlo in maniera estremamente lenta, alle volte presto anche poca attenzione, quindi tendo a rileggere determinate cose perché proprio non presto attenzione. E niente, quindi parliamo di questo libro. Questo libro, ovvero Tutto chiede salvezza, è stata fatta anche una serie su Netflix. Se l'avete vista o se non l'avete vista, attenzione, questo video potrebbe contenere degli spoiler, delle anticipazioni, quindi io vi avviso, così nel caso poi dite, ma hai mai detto cose? No, io vi sto avvisando prima. Allora, questo libro è di 190 pagine, se non sbaglio, 200 quasi, per la precisione 189 pagine, questa è l'ultima pagina, 189, come potete notare sono le mie sottolineature, perché sì, io amo sottolineare i libri rigorosamente a matita, non sono come quelle folli persone che si mettono a sottolineare con l'evidenziatore, con la penna a scrivere accanto, a utilizzare i post-it, cioè non lo sto studiando il libro, lo sto leggendo, vi prego, tranquilli, o meglio, io tendo a scrivere di fianco, a farci anche disegni se necessario, però sempre tutta matita, ma questa cosa io la facevo anche con i libri dell'università, cioè non ho mai scritto a penna sul libro dell'università, a meno che non fossero i libri rilegati, quindi quelli fatti su carta normale, ma anche in quel caso ho sempre preferito la matita, è rarissimo che io usassi la penna sui libri, però in generale sui libri, quelli di lettura, non voglio metterci la penna o l'evidenziatore, anche perché la carta del libro spesso tende a far trapassare l'inchiostro e non mi piace che poi si macchi tutto, poi col tempo l'inchiostro sbava, no, la matita questa cosa non la fa, non succede, quindi matita tutta la vita, rigorosamente le matite che scrivono, non quelle chiare, perché poi ovviamente non si vede nulla. Ma quindi, dopo questo preambolo di una vita, parliamo di questo libro. Questo libro narra di un ragazzo, ovvero Daniele, che viene ricoverato in ospedale perché riceve un TSO. Cos'è un TSO? È un trattamento sanitario obbligatorio che viene dato, che viene fatto appunto, a quelle persone che hanno dei comportamenti non propriamente idonei e quindi vengono chiusi nei reparti di psichiatria, principalmente, o comunque vengono messi in ospedale sotto osservazione per un tempo che viene stabilito poi da chi effettivamente decide di fare il TSO, che può essere una settimana, può essere un mese, dipende anche da come va la permanenza all'interno della struttura, dipende da una serie di variabili che ovviamente sono del tutto basate sulla persona, non è una cosa fissa che vale per tutti. Indicativamente un TSO parte da un minimo obbligatorio di una settimana, allungabile fino a quello che serve. Il trattamento sanitario obbligatorio deve essere rigorosamente comunicato al comune di residenza e al posto di lavoro presso cui la persona prende servizio, perché ovviamente se tu sei assente devi giustificare la tua assenza. E quindi Daniele riceve un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi in sostanza di cosa parla questo libro, visto che vi faccio tutte queste spiegazioni? Questo libro parla di malattia mentale, ovvero, specifichiamo, parla di 5 persone che si trovano in una stanza, ognuno con una patologia diversa. C'è chi ha il disturbo borderline, c'è chi ha il bipolarismo, c'è chi ha la depressione, ho detto bene, e ognuno vive il proprio periodo di isolamento, c'è chi col TSO, c'è chi in maniera diversa, all'interno di questa stanza caldissima durante il mese di agosto a Roma, ambientato comunque nel Lazio, non a Roma specifico ma nel Lazio, dove appunto queste persone imparano a fare una cosa bellissima, ovvero a conoscersi non mettendo barriere davanti alla loro personalità, al loro essere diversi. Però in questo libro ci sono un sacco di osservazioni estremamente importanti che io vi invito veramente, se mai lo leggerete, a farci attenzione.
La cosa che mi è dispiaciuta è che, a differenza della serie di Netflix, c'è una parte importante che Netflix ha ovviamente modificato e più romanzato, rendendo quella parte un po' più romantica, perché ci doveva stare la storia tra il protagonista e un'altra persona. Sì, ci doveva stare per forza. E quindi Netflix questa cosa l'ha inserita, cosa che nel libro non viene minimamente menzionata. Cioè, viene menzionata una ragazza, che è Valentina, però non succede niente con questa persona nel libro, in nessuno dei capitoli, cosa che invece nella storia di Netflix, quindi nella serie, c'è una storia che va avanti proprio nelle ultime puntate. Quindi se voi vedete tutta quanta la serie e vedete gli ultimi episodi parlano di questa relazione tra Daniele e Valentina, almeno. Neanche ricordo se si chiama Valentina nella serie, perché credo, se non sbaglio, che la serie l'ho vista addirittura l'anno scorso, a novembre dell'anno scorso, mi pare sia uscita in quel periodo, perché ero tornata dalla stagione, quindi me lo ricordo, non ero in stagione, quindi ora novembre o dicembre che io ho visto appunto la serie di Tutto chiede salvezza di Netflix. Ripeto, è una storia bellissima, che consiglio anche a chi, diciamo, non crede, tra tante virgolette, alla cura psicoterapeuta, perché sì, ci sono persone che ancora non credono che la mente debba essere aiutata, che la persona debba essere aiutata e che tutti hanno bisogno di essere aiutati e nessuno si salva da solo. E quindi la frase di tutto chiede salvezza si affianca a una frase che io dico sempre, che nessuno si salva da solo, che poi è vero, perché voi in qualsiasi realtà siamo sempre circondati da altre persone, quindi è praticamente impossibile riuscire a lottare da soli costantemente, quindi abbiamo sempre bisogno di qualcuno. E la cosa bella che apprendi da questo libro e dalla serie è come delle personalità talmente differenti che si trovano nella stessa stanza in realtà trovano degli elementi in comune, che sono semplicemente quello di capirsi, che magari non era mai stato fatto. Infatti Daniele nota questa cosa, dice sempre: ho trovato per una settimana delle persone, degli amici, dove non ho mai dovuto recitare, sono sempre stato me stesso, cosa che invece mi ero obbligato a fare all'esterno, che purtroppo è una cosa che spesso accade, cioè quando noi non stiamo benissimo tendiamo a recitare, cioè a far finta di stare bene. Ed è sbagliato, perché ognuno deve vivere, e questa cosa ve l'ho detta non so quante volte, tutte le proprie emozioni. Quindi se sta male ha il diritto di stare male, se sta bene ha il diritto di stare bene. E non c'è niente di male nello stare male, come non c'è niente di male nello stare bene. E chi sta bene ha il diritto di stare bene, chi sta male ha il diritto di vivere l'emozione di stare male. Perché non sta scritto da nessuna parte che le emozioni negative debbano essere nascoste, debbano essere cancellate. La cosa invece che a me personalmente ha colpito di più di questo libro è la storia di Giorgio. Giorgio è un ragazzo che arriva per il sesto o settimo trattamento sanitario obbligatorio nella stanza, appunto, e racconta di quando era piccolo, che a 10 anni gli muore la madre e lui non riesce a vederla in ospedale, perché praticamente chiamano lui che era rimasto col nonno, lo portano in ospedale, però non gli danno il diritto di vederla. Cioè, praticamente lei la mattina va via, la sera lo avvisano che la madre era morta, vanno in ospedale, questo ragazzino, bambino di 10 anni, non riesce più a vedere la madre. Questa cosa Giorgio non l'ha mai superata. È una sorta di segno che lui lascia su se stesso per far sì che il tempo passi, perché viene un po' paragonato a questo, è tagliarsi. Quindi Daniele nota il braccio di Giorgio pieno di tagli, e quel taglio non è un mi voglio fare del male, ma è un faccio scorrere il tempo e segno ogni volta che avrei voluto vedere mia madre. Infatti succede che a un certo punto Giorgio non riesce più a controllarsi e inizia a urlare: fatemela vedere, perché non me l'avete fatta vedere? Che è una frase che si porta da tempo, perché ora ovviamente Giorgio è cresciuto e vive ancora con l'angoscia del dire: non mi avete fatto vedere mia madre l'ultima volta, non mi avete fatto dire ciao a questa persona. E lui vive costantemente con questa cosa, nonostante abbia degli obiettivi, nonostante abbia dei sogni, nonostante abbia tanto, vive ancora con l'angoscia di non aver visto la madre e non averla salutata. Una frase però che mi ha fatto tanto piacere, io vorrei leggervela, lo so che magari vi anticipo tantissimo
una cosa, però vi farò vedere quanto ho sottolineato di questa pagina, che è praticamente la pagina 167. Voi direte: ok, praticamente alla fine ci stai anticipando tutto. In realtà no, perché io ho sottolineato talmente tante frasi qua sopra, anzi c'è stato un punto, ecco qua ho scritto come distruggere il lavoro di uno psicologo, perché c'è questa frase che dice Mario, ci sono delle frasi che sono abbastanza pesanti, Mario è un altro delle persone che si trova nella stanza. Questo è Daniele che parla, ovviamente non ve la leggo tutta, vi leggo giusto qualche pezzo. Per tanto tempo ho pensato che i miei occhi fossero malati, come se avessero una strana degenerazione, una specie di lente di ingrandimento capace di rendere ogni visione qualcosa di unico e enorme. Dove altri vedevano solo normalità, io miravo prodigi, eventi irripetibili. Per questa malattia misteriosa, le gesta degli altri esseri umani assumevano un alone di eroismo. Negli anni ho capito che la mia non era una malattia degli occhi, ma forse della mente. Oggi so che non sono io a vedere grandi le cose, ma sono loro ad esserlo. Io mi limito a guardarle nella loro reale dimensione. E la dimensione reale delle cose è gigantesca. Ogni singola giornata è una costellazione di azioni, visioni degne di un'epopea straordinaria. Ogni persona incontrata, ogni scorcio di realtà inedito. Ma questa consapevolezza che stringo, so che passerà, come è già passata. In tutto quel momento tornerà a essere un sintomo di un male ancora senza nome. La mia vita scorre su questo altalena impazzita. E qui mi verrebbe la frase di Schopenhauer, la vita è un pendolo che oscilla tra dolore e noia. E a nessuno, come per quel desiderio di salvezza che mi prende quando la pietà mi spezza, dico queste cose. Sono il mio segreto, la mia parte inaccessibile agli altri. Questa parte, questa cosa che vi ho letto, è di una profondità pazzesca. E letta così da me, ovviamente non ha lo stesso del leggetela per fatti vostri, vedetevi la serie se non vi va di leggere il libro, però vi posso assicurare che la serie, avendo quella parte più romanzata, rende poco. Ci sono parti bellissime della serie, veramente sentite, e se riesco vi recupero tra l'altro anche un estratto di un video di TikTok dove c'è proprio Daniele che parla davanti allo psicologo, perché ovviamente loro sono obbligati a vedere uno o due psicologi ogni giorno. Ed estremamente profonda come cosa, e a me ha fatto tantissimo piacere leggerla, e ripeto, non ho mai letto un libro così velocemente. Spero in qualche modo che anche voi lo possiate leggere, e noi ci vediamo al prossimo video, non so se con un altro libro o con qualcos'altro. E niente, spero comunque di avervi fatto interessare alla storia in qualche modo. Vi prego di non reputarla pesante, perché non è assolutamente una storia pesante, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!